opere che sono state portate a termine da questa amministrazione che ha tagliato il nastro recentemente della nuova caserma di Acque Dolci, una caserma che mancava fisicamente da diversi anni. Alla fine questa amministrazione è riuscita a riportare la caserma dei carabinieri d'Acque Dolci. È un merito che va ascritto a questa amministrazione oppure all'amministrazione Riti? Io direi che l'amministrazione Gallo, più che aver recuperato una caserma dei carabinieri, ha perso un ufficio tecnico. Nel senso che l'amministrazione Oriti aveva ottenuto un finanziamento abbastanza corposo per l'adeguamento della vex biblioteca comunale, sita nel cosiddetto piano regolatore, per l'adeguamento a caserma dei carabinieri. Quel sito era un sito ideale per due motivi. Prima perché determinava il definitivo rilancio di un'area che aveva già ottenuto degli interventi notevoli e qualitativi da parte dell'amministrazione Oriti, con l'illuminazione del lungomare, col completamento della villa sopra le cosiddette case popolari, con l'illuminazione della via Etnea, con una serie di iniziative che avevano già rilanciato quell'area. La caserma collocata in quell'area sarebbe stato il suggello definitivo al rilancio di un'area che diventava finalmente centrale rispetto al paese. Il finanziamento era stato ottenuto dall'amministrazione Oriti, i lavori erano già stati appaltati, quindi cioè nell'arco di pochissimi mesi là ci sarebbe stata la caserma dei carabinieri. Non solo, ma era una caserma, una struttura che aveva del terreno attorno e non aveva problemi di ostacoli di natura architettonica. L'iniziativa viene improvvisamente scartata e la caserma dei carabinieri viene trasferita all'interno dei locali dell'ufficio tecnico. Di per carità, una struttura sicuramente centrale che comunque non va a dare seguito a quel discorso sul rilancio di quella zona del piano regolatore di Acque Dolci. Dico, alcuni uffici di questa caserma sono al primo piano, quindi non so se risponde ai requisiti igienico-sanitari e alle esigenze architettoniche. Sicuramente sì, presumo che abbiano fatto questa verifica. Però di fatto il problema qual è stato? Che Acque Dolci ha perso un ufficio tecnico, cioè l'ufficio tecnico è stato di fatto smembrato, disposto in diverse sedi, dislocato in vari piani, per cui per avere un certificato, un documento rilasciato all'ufficio tecnico, niente di strano che si devono visitare due strutture e quattro diversi uffici. Il perché di questo? Non ha senso questo spostamento. Perché è stato spostato? Il convincimento che mi sono fatto è che questo spostamento è stato effettuato perché di fatto si voleva evitare che, realizzando la caserma dove il sindaco Riti aveva individuato il sito, reperito le risorse, effettuato la gara, chiaramente avrebbe dato merito e onore al lavoro che aveva svolto il sindaco Riti. Questo mischiare le carte chiaramente serve soltanto a dire: no, la caserma l'abbiamo fatta noi e non l'avete fatta voi. L'amministrazione Oriti più volte aveva messo in evidenza tra le priorità della sua amministrazione il problema acqua, aveva individuato, ne abbiamo parlato più volte anche in un nuovo pozzo, ma alla fine l'immissione dell'acqua nell'acquedotto comunale è stata fatta da questa amministrazione. Come mai la precedente amministrazione non è riuscita, prima della fine del proprio mandato, a completare l'iter dell'acqua? L'iter dell'acqua è stato un iter complessissimo, perché noi siamo intervenuti in un problema conflittuale che c'era tra la ditta e l'amministrazione, per cui si paventava anche il ricorso all'autorità giudiziaria. Noi siamo intervenuti in questa vicenda, abbiamo trovato una soluzione tecnica che avvantaggiasse il comune. Praticamente abbiamo reperito anche le risorse per creare l'allaccio, abbiamo predisposto alla rete idrica del comune, questo canale di collegamento è stato effettuato, i tempi per realizzarlo si sono diciamo, diluiti perché praticamente all'epoca vi fu un ritrovamento anomalo nell'analisi dell'acqua di valori anomali di inquinamento che non si spiegano, si spiegherebbero con qualche condotta dolosa, ma di fatto si era riscontrato qualche valore anomalo che ha richiesto una serie di accertamenti successivi a distanza di 6 mesi. Quindi le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Io mi ritrovo una simpatica foto
che riprende il dottore Barone, vice sindaco dell'epoca. Non ho portato quello del dottor Uriti per un... Ce l'abbiamo nelle nostre immagini. Per un fatto estetico, il dottore Barone ha una bella presenza rispetto al nostro ex sindaco, e dove si riprende proprio il pozzo nella sua che sta erogando un alto quantitativo di acqua. Quindi come si fa a dire, davanti anche all'evidenza fotografica, che l'acqua è un bene da scrivere all'amministrazione Gallo? Ecco, però questa amministrazione si vanta di aver portato a termine l'iter dell'ampliamento relativo al cimitero, un iter lungo che si è trascinato anche per qualche decennio. Alla fine il problema del cimitero, almeno secondo quanto riferito da questa amministrazione comunale, è risolto, non ci saranno più a breve i problemi per quanto riguarda... Allo stato attuale abbiamo solo un buco, per il resto non c'è niente. Il problema del cimitero fondamentalmente è questo: c'è un problema di urgenza, cioè proprio non c'è all'interno del cimitero un loculo, non si reperisce anche il singolo loculo, quindi c'è un problema igienico-sanitario grave. E poi c'è un problema di fondo, cioè noi all'interno del comune abbiamo già a 6 mesi fa, ad oggi saranno sicuramente aumentate, 84 richieste per la realizzazione di cappelle gentilizie e 300 richieste per la realizzazione di loculi, monumenti e così via. Quindi lei immagini qual è la richiesta, l'esigenza che Acquedolci ha di ampliare il cimitero. Ora il sindaco Gallo cosa ha fatto? Ha fatto una transazione con questa ditta. Allora, cosa dico io? Quando si fa una transazione, solitamente sono due parti, ognuna delle quali rinuncia a qualcosa e ottiene qualcos'altro. Transigere vuol dire proprio questo, rinunciare. Secondo lei il privato non ha rinunciato a nulla? Secondo me, non lo so, lascio ai cittadini valutare questo discorso. Cosa dico io? Sicuramente era previsto un prezzo iniziale del terreno di 7,26 € al metro quadro. Attualmente, con la transazione effettuata dall'amministrazione, il terreno è stato pagato a 40,31 € al metro quadro. Sto dicendo che con la soluzione che ha utilizzato l'amministrazione, la ditta ha mantenuto sempre la distanza del cimitero effettivo a 50 metri, quindi cioè, non ha perso e non ha rinunciato a niente. Ha ottenuto una retribuzione che è 5 volte quella prevista per legge. Questo non è un modo di risolvere il problema. Io mi lancio, farei un'offerta, io lancerei un'offerta pubblica di acquisto, cioè io offro 40,31 € per un terreno agricolo al metro quadro, per un terreno agricolo sottoposto a vincolo cimiteriale. Potrei comprare terreni in tutta Europa a quel prezzo. Ecco, quindi cioè, non c'è stato un corretto bilanciamento. Allora alla fine cos'è successo? Praticamente da questa transazione cos'è uscito? Sicuramente qualcuno ha fatto un bel investimento economico, ho venduto un terreno agricolo sottoposto a vincolo a 40,31 € al metro quadro, l'amministrazione ha ottenuto un surrogato di soluzione del problema del cimitero spendibile politicamente, e i cittadini tutti hanno perso la possibilità sia di sviluppare il cimitero per le esigenze effettive che la cittadinanza ha, e sia alla fine di non dare risposte a quelle richieste, 84 cappelle e 300 loculi, che sicuramente per la marginale superficie destinata alla costruzione delle cappelle sicuramente non saranno occupate. Ma c'è anche da dire la modalità con cui ci è avvenuto. Noi ad Acquedolci c'è un cimitero che al momento ha un buco perché è stato demolito il muro. E per capire quanto era necessario demolire quel muro, hanno subito messo delle tavole per coprirlo. Quindi io oggi ho l'unico cimitero d'Italia che ha un buco aperto con delle tavole collocate. Pensavo io che per demolire il muro si facesse in prossimità dell'inizio del lavoro, cioè devo lavorare, devo ampliare e devo demolire il muro. Il muro è stato demolito solo ed esclusivamente per un fatto di natura di speculazione politica e di invenzione pubblicitaria. Di fatto il muro demolito è stato coperto con delle tavole, non ci sono lavori in corso, non ci sono cantieri aperti e così via. E questo sicuramente, speculare o fare pubblicità diciamo sui defunti, non è sicuramente una cosa piacevole, una cosa corretta. Se poi si aggiunge che nell'occasione dell'apertura del muro si è tenuto, io ho visto dalle immagini di repertorio perché non ero presente, una specie di comizio
politico all'interno di un luogo sacro dedito alla commemorazione dei morti si aggiunge e si dà il contorno all'intera vicenda. Sono poco più di 3 anni ancora però davanti a questa amministrazione. Voi come consigliere di minoranza del gruppo Rinnovamento Progresso e Concretezza, come avete intenzione di muovervi in questi 3 anni e poco più che il resto di amministrazione? Continuerete come il passato con un'opposizione in consiglio comunale forte? No, ma questo non è questo il problema. Noi la linea di condotta della nostra minoranza verte su 2 finalità principali. Uno, di far riconoscere alla precedente amministrazione Uriti quelli che sono i meriti, perché purtroppo spesso in determinate situazioni vengono occultate o si cerca di sminuirle, e questo è un compito fondamentale che ha questo gruppo consigliare. La seconda finalità principale è quella di vigilare e vagliare tutto quello che è l'operato dell'amministrazione e chiarire alcune più o meno grandi bugie che vengono dette, come per esempio il famoso buco di bilancio, questo che sta diventando il secondo buco del cimitero e così via. Quindi noi tentiamo di portare un po' di chiarezza sui tanti buchi dell'amministrazione Gallo. Chiaramente, se in questo percorso che si può effettuare in maniera serena, in maniera cordiale, in maniera costruttiva, qualcuno pensa che ci possono essere metodi o strumenti di intimidazione, di pressione o comunque ci possono essere possibilità per disinnescare il dialogo, come non far mancare il numero legale o non presenziando ad incontri di dibattito e di approfondimento, chiaramente in quell'occasione la minoranza sa mostrare di avere carattere e personalità e di non lasciarsi né condizionare né intimorire.